È appena finito l'incontro con Luca Barisonzi organizzato dall'Officina delle Idee. Ecco, vogliamo chiedere al presidente dell'associazione, nonché vicepresidente del Consiglio regionale, Carlo Safiotti, le sue impressioni e le impressioni del pubblico alla fine di una manifestazione così intensa e così forte. Che cosa ci dice, presidente? Penso ci sia stata un'emozione diffusa e dentro tutti noi è entrato forte il messaggio di Luca, un esempio forte di chi ama la vita, di chi non rinuncia a vivere sia pure in maniera molto difficile, molto dolorosa, ma capace di creare, dare sentimenti, affetti, relazioni. E poi un esempio forte di amor di patria, dell'importanza dell'amore per la patria, dell'importanza di impegnarsi comunque per gli altri, per la comunità, per una comunità che ha una storia, una bandiera, una tradizione comune. Ecco, credo che dopo questo incontro nessuno possa essere rinunciatario, nessuno possa rinunciare a impegnarsi, direi un messaggio di straordinaria speranza sulla nostra capacità di italiani di farcela. Siamo nell'anno da anni, perché qualche anno in più abbiamo, ci picchiamo tante volte di conoscere tutto. Credo che oggi cominceremo nuovamente a studiare, perché Luca ci ha dato una materia di insegnamento data importante. Presidente Macalli, l'Associazione Nazionale Alpini è una realtà molto forte nella provincia di Bergamo e in questa occasione ha deciso di collaborare nell'organizzazione di questo incontro con Luca Barisonzi. Cosa vuol dire per voi Luca Barisonzi e insomma, qual è il senso per gli alpini di questo incontro? Noi abbiamo come memorie storiche tutti gli alpini andati avanti. In questo caso parliamo di patria, parliamo di fede, parliamo di sacrifici, parliamo di dovere. Avere la possibilità di parlare con uno che ha vissuto sulla sua pelle tutte queste parole di patria, di fedeltà, di dovere, di impegno, di sacrificio e vive tuttora la situazione che ha subito in conseguenza di questa attività vuol dire molto per me, vuol dire portare alla luce e all'evidenza di tutti che i valori non sono una cosa del passato, i valori continuano a esistere e continuano a esistere specialmente in questi giovani che decidono oggigiorno invece che in passato per obbligo di fare il servizio militare. Grazie. Come è cambiata quel giorno la tua vita? Adesso sono un ragazzo tetraplegico con tutti i problemi che ne seguono. E non posso più tirare sullo zaino e correre su per una montagna, però cerco comunque di essere un buon alpino. E chi è alpino? Di ritornare in Italia, lo rifaresti, pur sapendo di ritornare dopo pochi mesi su una carrozzella. Perché? Perché credo ancora negli ideali che mi hanno spinto a indossare questo uniforme e questo cappello. Credo che quel paese abbiamo fatto, ma soprattutto credo nel mio di paese e nell'impegno che abbiamo nelle missioni all'estero. Luca ha ricevuto davvero tantissima solidarietà. Abbiamo scelto come titolo La patria che amò perché è la patria ciò che mi ha spinto appunto a
a partire per l'Afghanistan e ad indossare questo uniforme. L'Afghanistan è un paese sicuramente difficile che soprattutto oggi in questa situazione di gravi tensioni internazionali ci ritorna ancora di più alla mente per i tanti soldati italiani che ci sono in missione. Cosa è stato per te essere in Afghanistan e che cosa è stato l'Afghanistan? Beh, sicuramente in quel posto rappresentavo il mio paese e abbiamo cercato di fare il nostro meglio per garantire un futuro alle persone di quel posto, per cercare di migliorare la situazione e per cercare di combattere il terrorismo. L'Afghanistan mi ha anche tolto tanto, sicuramente mi ha insegnato ad essere un uomo migliore, però quell'attentato mi ha ridotto a vivere in carrozzina, ma nonostante questo io credo ancora fortemente negli ideali che mi hanno spinto a partire per questa missione. Il CAI di Bergamo, così come il CAI in tutta Italia, si fa portatore dell'amore per la montagna, che poi nella nostra provincia è molto importante, è molto sentito. Ed è l'amore per la montagna è amore per il proprio paese. Che cosa può dire l'esempio di Luca Barisonzi a chi ama la montagna e ama il proprio paese? Senz'altro Luca Barisonzi interpreta quello che è l'insegnamento della montagna. Dimostra che cosa vuol dire lottare, dimostra che cosa vuol dire la tenacia, dimostra che cosa vuol dire la passione per il proprio dovere, per il proprio lavoro. Virtù che senz'altro si imparano nella frequentazione della montagna, che io credo sia veramente una scuola di vita profonda. Certamente non è sufficiente giustificare la presenza del Club Alpino Italiano di Bergamo. Qui la passione per la montagna o il comune denominatore alpino che abbiamo con i nostri nomi, ma credo che il grande valore che ci unisce oggi a Luca è proprio questo insegnamento, questa sua dimostrazione che anche nella vita a volte bisogna proprio utilizzare tutte le tecniche che si utilizzano in montagna. Non possiamo pretendere certo di essere un popolo di eroi, però neppure un popolo di rassegnati, di rinunciatari, di persone che non si impegnano, di persone che pensano solo al proprio tornaconto, un popolo di politicanti o di briganti. Vogliamo essere e possiamo esserlo un popolo vero che ha e che può guardare al futuro con tanta speranza, e credo che Luca e tanti Luca che ci sono e tutti i Luca che abbiamo dentro di noi davvero ci aiuteranno, ci costringeranno a farcela. Grazie davvero Luca. L'officina dell'IDEE si è sempre impegnata su questo tema della patria, dell'Italia, della nazione, e quindi questo è un tema che continuerà in futuro. Sì, noi stiamo proponendo pagine o figure della storia italiana che fanno ben sperare nel nostro futuro. Abbiamo presentato insieme al CAI, insieme all'Associazione alle Radici della Comunità qualche settimana fa un libro dedicato al principe Luigi Amedeo di Savoia, duca degli Abruzzi, straordinaria figura di navigatore, di scopritore, uomo molto molto coraggioso e ardimentoso. Abbiamo fatto un incontro di carattere più politico con un politico diverso che ha sempre fatto e sempre ha fatto bene con le mani pulite, qual è l'onorevole Albertini. Proseguiamo con questo incontro e ci apriamo altre iniziative sempre con questo filone, trovare nella nostra realtà, nella nostra società, nella nostra storia esempi positivi che ci danno la forza di sperare, di continuare a impegnarci, perché siamo così sicuri di farlo.